Even live on like a girl in love, ti senti un po' innamorato, Eugenio? Ma sembra Inna in versione 2013. Beh, però a me è piaciuta. Mi è stata proposta da Francesco ieri notte. Ho detto: Francesco, tirami fuori 5 canzoni che non ho tempo. Ma ha messo una scaletta, direi notevole. E Francesco, quindi, lui? Sì, lui è Francesco. Guarda, da Francesco. Teoricamente mio fratello. Teoricamente, perché alcune prove dicono che in realtà non lo è. Non lo so, non mi è dato a sapersi. Ah, però vabbè. Lui è biondo, io sono moro. C'è qualcosa che non va. Sì. Vabbè. E tu vuoi dire sono... scusate. E chiaramente vabbè. I tuoi genitori sono biondi, è quello il problema. Sì. Sì, 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 sì. Però, no, vabbè, io lui l'ho visto nascere, quindi sono abbastanza prove. La cosa l'hai visto nascere? Sì, vabbè, sono arrivato lì che era appena nato. Ah, ok. Ecco, non ci hanno fatto vedere però il momento giusto, quindi... Vabbè, ma anche no, ero a casa di mia nonna, cioè, mentre aspettavo. Vabbè. Va bene. E siete accorti di una presenza che mancava da... Inutile. No, non sei inutile, dai. Mancava da quasi un mese o da più di un mese. Quanto è passato dall'ultima... Secondo me un po' più di un po' più mese, di un mese, scusate, una settimana. Ragazzi. Salutiamo Francesca che è tornata con noi. Vabbè, non ti sduccare qua, però tutto a posto, stai io tranquilla. Io sono nel mio mondo adesso, finché esatto. Non dico quello che devo dire, lo sai che esatto, ho... ti digevolvi in peperone. Vabbè, ma togliete anche però la... Hai visto che ho cambiato la chat di digevoluto? Hai visto? Bellissimo. Posso salutare? Un attimo, scusami. Sì. Saluto Andrea che continua a scrivere delle cose bellissime. Andrea dice, tra l'altro, Andrea sei il migliore, tra un po' ti chiama Pitbull per una collaborazione. Lo speriamo, ce la metteremo tutta, diciamo. Ma ok. Okay. Non sono io stesso. No, infatti, via telepatica, mi scrivo. No, invece... Saresti capace anche di... Anche quello, ok. E invece tu non sei qua per fare solo la deficiente e diventare rossa, esatto. Ma sei qua per presentare qualcosa. Questo. Cosa vuoi presentare stavolta? Oggi allora, l'internazionale. Oggi presento l'internazionale. Cioè quella che sta riuscita... perdendo 3-0 in questo momento. Esatto. No, non finita. Parliamo di calcio, per favore, che cioè. Io non so dire assolutamente nulla, se non che ieri... No, fa lo stesso. L'altro ieri... No, neanche. Non è successo niente. Comunque, porto l'internazionale, questa rivista... È esce ogni settimana. Che cos'è? E al meglio dei giornali di tutto il mondo. Ah, sono okay. Le migliori notizie, cioè non le migliori, oddio. Le più gettonate. Le più gettonate di tutta la terra. Fa molto figo sapere cosa succede, non lo so, in Botswana. Esattamente cosa è successo settimana scorsa. Gettoniamola. Oddio, bruttissimo. Perché ho portato l'internazionale? Perché non hai portato il nazionale? Esatto, perché ci sentiamo internazionali? Infatti. Non facciamo queste battute troppo no, sottili. Infatti, non è il momento. Comunque, guardate, perché non sono riuscita a leggere un libro in questo mese. Cioè, una cosa ti abbiamo detto di fare. Ma non ce l'ho fatta, ti ragazzi. Paghiamo per quello. Ho trovacchiato da lavorare, anche quello serve. Aiuta, diciamo. E poi perché credo che per un giovane sia molto interessante riuscire a essere sempre aggiornato nelle cose che succedono. Okay. Quindi questo giornale è un giornale che raccoglie l'insieme delle riviste le riviste, le migliori mondiali, notizie delle riviste mondiali. Mondiali, okay. Sì. E consiglio ci sono tante altre rubriche poi in mezzo. E consiglio la rubrica Dear Daddy. Ok, caro papà. Sì. Che praticamente è il signor Claudio Rossi Marcelli. Sì, che nella foto sembra Gigi D'Alessio. Omosessuale. Sì. Che dispensa consigli sull'unione familiare. Ok. Ed è molto particolare perché in realtà è molto molto bravo, però è omosessuale. Infatti, quindi teoricamente tu pensi che non dovrebbe avere una famiglia. Sì, diciamo che si pensa che... Esatto, cioè tu uomo comune. Sì, non tu noi. Uomo comune. Noi, pensi esatto. Che... Oddio, scusate, ho dato un'opinione politica. Comunque, esatto, di solito si pensa che il Papa può dare... Sì. Dei consigli, questo che ha detto. E invece questa persona che è un uomo della strada, esatto. Ti dà dei consigli che magari sono anche migliori di quelli che puoi ricevere da altre parti. È bello non dire niente, dici tutto te, io aggiungo solo congiunzioni. Comunque sì, un'altra rubrica molto interessante. No, aspetta, spiegaci cosa dice lui però. Lui risponde alle domande. Ah, che poi è la domanda più interessante che gli hanno fatto. Non l'hai letta? Non è vero. Se dici che non l'hai letta, dai, fuori dalla porta. Dai, l'hai letta almeno quella. Questa non è tanto carina, non è che me ne ricordo tutte le settimane. Ok. Perché poi, esatto, esce ogni settimana, non sì. È facile leggersi 27 miliardi di articoli. Devo spicciarmi? Sì, vabbè, puoi stare qua quanto vuoi, lo spazio è tuo. Comunque, l'altra rubrica è questa, l'oroscopo. Io odio l'oroscopo. Che segno sei? Io acquario. Acquario. Ok, odio, tu sei bilancia. Brava. Esatto. È per questo che odi l'oroscopo, quindi sei adesso... tutti i segni. Può partire? Volevo dire che è scritto da questo Rob Bresnik. No, vabbè, calma, un momento. Aspetta, cos'è che deve partire adesso qua? L'oroscopo? No, volevo vai, parti.
No, vabbè, non si può fare, magari lo devi dire prima. Ok, la prossima volta loro mi chiedono. No, volevo una musichetta tipo dolce per leggerti il tuo oroscopo. Vabbè, vediamo se la troviamo. Siccome qualche musichetta dolce la possiamo trovare. Ma questo qua ci becca da Dio, c'è un. Pur non credendo nell'oroscopo, sì, no, credi però lui. Lui è uno psicoterapeuta, un guru della felicità. Sì. E ha stilato questo oroscopo, sono 28 anni che scrive gli oroscopi, okay. E sono oroscopi attuali, nel senso parlano delle, non parla lavoro, stare così, salute, stare così. Fanno proprio una diagnosi, diciamo, psicologica di te in quel determinato periodo, di te bilancia. No. Ok, non è quella giusta. Io partirei da un leggici un segno tranquillamente. È il tuo. Leggi il mio. Ah, che dolce. E questo razzismo nei miei confronti invece. Non so. L'altra volta è andato alle spalle, oggi non si caga. Okay. No. Questa sarebbe la. Questa è la base oroscopo. Il coro dell'Antoniano. Ok. Sauro santo oroscopo. Vai, okay. Vai. Poi via. Vabbè, ok. Allora, pronto bilancia. Almeno una volta al giorno, una cellula del tuo corpo subisce una mutazione che la rende potenzialmente cancerosa. Con la stessa frequenza il tuo sistema immunitario la individua e la uccide, salvaguardando la tua salute. Ti rendi conto di quanto è stupefacente questo meccanismo? C'è qualcosa che ti protegge e veglia su di te tutto il tempo senza che tu ne sia cosciente. E se ti dicessi che questo aspetto fisiologico del tuo organismo ha un equivalente psichico? Se, in altre parole, avessi dentro di te un'intelligenza superiore, il cui compito è tenerti lontano dai problemi inutili e rischi stupidi? Ebbene, secondo me questa facoltà protettrice esiste e funziona meglio se ne sei cosciente e le chiedi di guidarti e di consigliarti. Le prossime settimane saranno il momento ideale per approfondire il vostro rapporto. Ok, quindi io da questo cosa vinco? Devi vincere, che devi creare un rapporto. Se mi incazzo mi vengono i tumori. Sì, esatto. Okay, posto. No, bene. Devi essere felice, perché se tu pensi positivo tutto il tuo corpo reagisce positivamente. Karma, alla fine. Sì. È una cosa karma. Lui è il fondatore della pronoia. Ah. Cos'è la pronoia? Che è l'antidoto contro la paranoia. Quando tu sei in pare per qualcosa, tipo sono agitato per venire in radio, dico no, devo essere agitato, penso qualcos'altro di positivo. No, tipo, mi parlerò piace benissimo. Cosa. In realtà è molto interessante. Voi persone all'ascolto, da domani regalate un sorriso a chi avete davanti e questo... a Rob Bresny. Ma che musica è questa? Non lo so. Cioè, io voglio vedere quell'oroscopo che aveva sta musica qua, però cioè vabbè. Terribile. Stavo tentando una morale, ma dopo questa cosa io non posso più terribile farlo. Vabbè, ok, allora passiamo alla prossima canzone. Guarda, ce la leggi te, guarda. Questa si chiama Together We Are Original Mix. Arti Frequency. Ok, ciao.